cura e custodia, identificata a foglio 101 alle metodologiche. La Commissione ha esaminato la richiesta del rinnovo ed ha espresso parere favorevole, chiedendo che l'area di circa 860 metri quadri in cura e in custodia, non adibita al parcheggio, venga effettivamente curata e mantenuta come area a verde. Grazie. E i grillini arrivano anche così, già la terza. Ho inviato a tutti i consiglieri quello che sono riuscito a raccogliere. Allora, poi sparo a... Ma c'è Filmino? Praticamente, sapete, insomma, che con Google Maps c'è la possibilità di vedere delle foto. Per conto che, se andiamo su Google Maps, non sono in tempo reale, no? Fotografano un determinato periodo. In particolare, con un'applicazione che si chiama Google Earth, è possibile vedere anche le date. In pratica, per la zona di Via Santa Marcellina ci sono tre date, 2004, settembre 2007 e luglio 2008. Quindi ora questa, come vedete qui, è riportata la data 15 settembre 2007 e ritrae quest'area qui dove c'è questa fila di macchine, non so se riuscite a vedere. Questa è del 2007. Nella stessa area, il 15 luglio 2008, questa è la situazione. In pratica vi sono dappertutto parcheggi. Ora con la stessa applicazione è possibile anche fare delle misurazioni, per cui vedendo il titolo della proposta di delibera avevo fatto le misurazioni e l'area misurava circa 1300 metri quadri, per cui la prima cosa che mi sono chiesto è stata dov'è l'area verde. E la risposta è stata... E questa è stata Berlusconi, la stessa direzione, praticamente ha un lato per parcheggiare e tutto il resto in aria in cura e custodia. Ora, ovviamente noi siamo in zona per cui i posti li conosciamo, quindi il lavoro nostro di commissario di zona, di consiglieri di zona, dovrebbe essere quello di dare un feedback dal territorio, per cui, dato che ci passo, l'ho sempre vista sui vari, nella mia memoria non c'era ricordo di un'area destinata a verde, mi sono recato il 4 ottobre sul posto e ho fatto questo filmato. Ecco, questa è l'area che dovrebbe essere di Santa Marcellina, che dovrebbe essere dedicata al verde e curato. Però vedete lì, c'è una pista, vabbè, a parte queste... Vabbè, la pista di biglie per i bambini. Questo è lo stato di attenzione del reciproco, e che è stata l'autorizzazione del tuo figlio? No, e questo è lo stato di ruggine del paletto normale che continua agli altri, e questo invece è il paletto che delimita l'area ed è visivamente non nuovissimo, ma molto più nuovo del resto. Quindi in pratica c'è tutta una serie di recensioni che non so quanto è stato rinnovo, perché una delle domande è stata di quanto viene rinnovata, perché ovviamente tutta questa mia osservazione ha valore nullo nel momento in cui quest'area nel 2008, quindi foto di Google Maps, non era sottoposta alle stesse condizioni. Però se il contratto è di 5 anni, come quello che abbiamo visto con Via Vitali, questo qui per 5 anni non è stato recitato. Questa è l'area è un anno? Adesso vediamo. Questo è comunque ancora l'area segnata nel... Se è per un anno, però poi tutto questo mio castello decade.